Buongiorno a tutti, grazie. I ringraziamenti sono doverosi, ma se comincio i ringraziamenti penso che prenderò tutto il tempo. Due ringraziamenti speciali a tutti i miei collaboratori e alle pazienti, un ringraziamento speciale lo dovete consentire al direttore Casali, perché oggi è qui presente, nonostante vi assicuro degli impegni a cui non doveva mancare, ma ci onora della sua presenza proprio per un atto di affetto nei confronti di tutta la prestigione delle nostre pazienti, il mio personale, se mi consentite. La sua eccellenza è il prefetto. Grazie. Bene, io cercherò, insomma, De Masi già vi aveva raccontato parecchie cose, io cercherò di farvi un breve excursus su quella che è stata l'evoluzione della chirurgia attraverso l'arte. Un mio pallino l'ho sempre dedicato fin da ragazzo a questo aspetto. E quindi cercherò un po' di sdrammatizzare la situazione, ma di darvi alcuni concetti di chirurgia in senso generale. Allora, l'evoluzione chirurgica della chirurgia senologica si basa su due pilastri, una parte la mammella e una parte la scena. Quali sono le premesse ideologiche? Le premesse ideologiche è che la prognosi, cioè quindi la possibilità di vivere per una donna, è essenzialmente legata all'aggressività intrinseca di un tumore, quindi quando il tumore è aggressivo di per sé. Quindi qual è l'ipotesi da questa premessa? Che la mastectomia, cioè l'intervento altamente demolitivo, e vedremo perché questo impatto sulla donna, può essere sostituito da una chirurgia più limitata e da una radioterapia successiva. Questi sono alcuni esempi di interventi di mastectomia. Vedete gli antichi chirurghi che operavano praticamente senza guanti, senza nessun criterio di asepsi, e questo chiaramente, al di là del tipo di intervento, portava quasi al decesso delle pazienti proprio per le infezioni che noi stessi portavamo sulla paziente. Andiamo avanti. Questi sono i primi esempi di radioterapia. Qui c'è la dottoressa Fontana. Pensate che questi uomini irradiavano direttamente e alla fine morivano loro di tumore pur di salvare queste donne. Andiamo avanti. Perché con la mastectomia è un atto veramente sacrilego verso la donna? Perché in realtà è un martirio. È ben rappresentato da Sant'Agata, no? La donna che protegge, la santa che protegge le donne affette dal tumore al seno. Cioè Sant'Agata nel 250 d.C. venne torturata perché rifiutò l'avanzo del governatore Quintiliano. E che cosa pensò questo? Di amputargli attraverso delle cessure il seno. Venne sbattuta in carcere con questo seno amputato, la notte venne visitata da San Pietro che le restituì il seno. Ecco, questo in termini tecnici si chiama restituzione di integro. Cioè quando noi agiamo su un corpo femminile dobbiamo pensare che facciamo un atto sacrilego, un martirio per questa donna, anche negli interventi conservativi. Guardate, quindi alla fine dobbiamo restituire quello che si chiama l'immagine corporea. Andiamo avanti. Che cos'è l'immagine corporea? Brevemente, l'immagine corporea si divide in due parti. Abbiamo l'immagine, cioè come una donna mi vedo, voglio essere vista e penso che gli altri mi vedono attraverso il mio seno, e l'identità corporea. Analizzeremo brevemente questi due concetti, ma prima, come è stato più volte richiamato da chi mi ha preceduto, la chirurgia senologica è un bando italiano. Noi abbiamo insegnato la chirurgia senologica a tutto il mondo. Quando abbiamo visto proposte di interventi conservativi, ero poco più un ragazzo, ero appena laureato, il mio professore a Roma mi mandò a fare questo training a Milano, quindi sono innamorato di questo tipo di chirurgia, ma venivamo presi per pazzi, dove presentò al primo convegno i dati, venne praticamente quasi cacciato dall'Assise, perché effettivamente era improponibile all'epoca pensare ad una chirurgia di tipo conservativo quando una donna era affetta da tumore al seno. Andiamo avanti. Gli studi si chiamano proprio Milano 1, Milano 2 e Milano 3, proprio a simboleggiare il fatto che noi italiani abbiamo impostato le basi di quella che sarà successivamente la chirurgia e l'evoluzione della chirurgia. Andiamo avanti. Avanti ancora. Quindi abbiamo detto che la chirurgia conservativa può essere, la chirurgia conservativa scaturisce dal fatto che associata alla radioterapia può sostituire, non sempre, la mastectomia. Andiamo avanti. Ecco, guardate questo è un quadro di Rembrandt, questa modella si chiamava Enrique Stoffels, e Rembrandt la dipinse con il cancro di mammella. Cioè questa donna aveva un cancro di mammella nel quadrante inferiore della mammella sinistra,
è rappresentato al segno semiologico della cosiddetta congerarancia. In questo caso chiaramente non si può produrre una chirurgia di tipo conservativo, quindi ecco qui l'importanza della prevenzione di cui parlava il dottor De Masi. Siamo arrivati nella nostra ASL, e questo è un dato veramente importante, a fare una chirurgia conservativa in oltre l'85% 90% dei casi, quindi la percentuale dell'asticella di chirurgia conservativa si è molto elevata. Questi sono alcuni tipi di chirurgia anche per conservare la cute e la leva, quindi risparmio è troppo tecnica, andiamo avanti. Ecco i risultati. I risultati possono essere simili a questa scultura di Michelangelo, se guardate, questa è la notte della Cappella Medicea di Firenze. Se guardate, questo seno è un seno frutto, è un seno quasi appiccicato sul corpo maschile, è notorio che Michelangelo non amasse particolarmente le donne, e questi sono i risultati. Non ci dobbiamo sicuramente aspettare in un tipo di chirurgia avanzata quale deve essere attualmente la chirurgia del seno. Andiamo avanti. Di contro, qui abbiamo questo pittore del 600 che si chiamava Cagnacci, chiamato dagli studenti di medicina il pittore delle tette perché dipingeva questa modella che si chiamava Teodora Stilini, che è un seno assolutamente bellissimo. Ecco, questo è di contro, dall'altra parte, quello a cui deve tendere modernamente un chirurgo quando si accinge ad operare un seno. Andiamo avanti. Vediamo dall'altra parte, quindi la conservazione dei linfonodi, perché non dimentichiamo un fatto che togliere anche i linfonodi sotto la scena è un intervento impositivo, non si vede, ma ha delle conseguenze terribili sulla donna. Per quanto uno possa essere bravo, ha comunque una riduzione della funzionalità della spalla intorno al 25%. Il braccio, anche se ci sono delle tecniche conservative sviluppate per non, diciamo, aggredire particolarmente, scusate la tecnicità, la vena ascellare, permette quindi un drenaggio linfatico che favorisce anche con la fisioterapia. Noi abbiamo un ottimo servizio di fisioterapia, oggi presenteremo per la prima volta questo libretto proprio del percorso delle donne operate successivamente. Ci permette chiaramente di limitare questo deficit, ma è comunque un deficit, che è un deficit importante, per cui è nata dall'idea, questa volta non italiana, dell'infono sentinella, perché questa, l'idea dell'infono sentinella nasce negli Stati Uniti, nasce da un signore che si chiamava Morton, il cognome non è certamente così augurante, ma era comunque un signore che ha pensato nel melanoma ad applicare la chirurgia di tipo conservativa. Noi italiani, però anche in questo caso, siamo stati bravi a traslare questi dati e a portarli per la prima volta, a pensare per la prima volta che potessero essere applicati sulla mammella, e abbiamo presentato in uno studio internazionale di 157 casi presentati in Inghilterra sull'ANSIT la possibilità tecnica di poter fare anche l'infono sentinella sulla mammella. Andiamo avanti. Perché con la distensione linfonodale noi sappiamo che in realtà se io tolgo tutti i linfonodi, questo non migliora la prognosi, cioè non dà più chance di vita alla paziente, per cui nasce il concetto del linfonodo sentinella. Andiamo avanti. Quindi è attendibile per definire quando la malattia è estesa. Avanti. Quindi ecco la prima rivoluzione culturale. Noi abbiamo pensato, questa è tipicamente italiana, che dobbiamo passare da un concetto diverso, dal concetto del massimo tollerato, cioè noi medici prima ci siamo chiusi che potevamo aggredire il tumore demolendo il più possibile. Un errore che era chiaramente dovuto alle conoscenze dell'epoca, perché non avevamo bene idea di che cosa fosse la biologia molecolare, quella che stessa oggi potrebbe fare una lezione magistrale, ma pensavamo quindi ad un attacco massivo verso un nemico. In realtà dopo ci siamo resi conto che quello che veramente era importante era il trattamento minimo efficace, cioè fare quello che era efficace senza danneggiare particolarmente il ricevente, cioè la donna, per permettergli attraverso le sue difese di combattere la malattia. Un concetto assolutamente rivoluzionario. Andiamo avanti. E quindi è nata la chirurgia oncoplastica. Questa chirurgia oncoplastica è nata per un italiano che lavorava all'estero, che ho avuto l'onore di conoscere e lavorare un po' con lui, che si chiamava Paolo Cancellaro, perché dopo è deceduto per un tumore della prostata. La chirurgia oncoplastica è un concetto che deve coniugare l'aspetto estetico con la radicalità oncologica, cioè io devo mirare a togliere tutto il tumore, ma nello stesso tempo a garantire esteticamente l'immagine della donna. Andiamo avanti. Quindi che cos'è il trattamento minimo efficace? Significa tutto questo, guardate la diagnosi precoce, l'immagine femminile, l'immagine corporea, tutto per la donna, è l'estetica, la sensualità, la sessualità, l'erotismo, la seduzione, la capacità relazionale, anche un'identità corporea e anche l'importanza del seno che illustrerò brevemente. Andiamo avanti. Quindi ecco, questa è la fondatina, un quadro fantastico di Raffaello, che penso che sia considerata nell'ambito il più bel busto mai dipinto.
proprio per la proporzione degli elementi, le spalle, la proiezione del corpo mammario, eccetera. Andiamo avanti. Di contro, ecco la criminalità e la seduzione. Questa è la storia di Giuditta e Oloferro. Questo è un quadro di Caravaggio. E perché è importante? Perché Caravaggio, quando dipinse questo quadro, la prima volta dipinse Giuditta, che questa era la modella figli dei Melandroni, senza sé, cioè senza questo giacchino rosa. Questo giacchino bianco l'ha voluto mettere perché era stato censurato dalla Chiesa, ma in realtà voleva simboleggiare la seduzione, cioè questa donna che viene ospitata nella tenda di Oloferro, di far vedere un sacco di cose. Praticamente dopo che Oloferro aveva, diciamo così, esaurito tutti i suoi desideri, si addormenta e vede le tappa. Ecco, la seduzione femminile attraverso il segno. Andiamo avanti. Di contro, Maria Lacquas, Maria dell'Acqua, cioè qui è un quadro della Madonna che allatta. Se voi vedete questo quadro e guardate lo sguardo del bambino, avete l'impressione di essere proiettati all'interno di questa struttura. Questa è una quasi tridimensionale, cioè voi partecipate a questo processo di integrazione madre-figlio, cioè da una parte maternità vita, dall'altra parte il seno che richiama lo spettatore all'esterno, quasi a simboleggiare attraverso il seno, che è la madre dell'umanità, cioè attraverso il seno si sviluppa anche la nostra umanità. Ecco l'altro aspetto, abbiamo parlato di immagine corporea, ma c'è anche l'identità corporea, cioè l'immagine è come un livello che vuole essere visto, l'identità corporea è il seno che accompagna la vita di una donna, cioè la donna attraverso il seno vive la sua vita. Guardate che anche le donne di 90 anni, quando gli ormoni hanno un tumore avanzato di donne di seno, hanno un trauma micidiale, perché significa che in quel momento perde di tutto. Perde l'idea del primo bacio, del primo approccio, del primo allattamento, della prima gravidanza. Tutto quello che ha rappresentato la vita di una donna attraverso il seno, questa è l'identità corporea. Questo quadro di dentro la rappresenta magnificamente. La bambina, la donna, la serenità, l'anzianità attraverso il seno. Andiamo avanti. Di contro, pensate un po', questo per esempio è la morte di Pitone. È tratto nel quarto libro dell'Enea, cioè Pitone viene abbandonato da Enea. Che cosa fa? Si mette sul luogo per farsi si uccide praticamente con la spada di Enea. Che cosa fa? Dando simbolismo a questa sua uccisione, si amputa il seno attraverso la spada. Cioè lei non vuole dire io ho fallito come donna, come principessa, e quindi mi amputo il seno prima di morire. Cioè il seno amputato vuole significare un taglio nel passato. Io attraverso questo gesto, donna, voglio cancellare tutto ciò che è stato il mio passato. Pensate alla simbologia del seno. Andiamo avanti. Questo è un quadro che è tappo inverno, quindi tutte le donne di Milano saranno soddisfatte di questa struttura. Ecco, come la signora, perché nata la storia della mansione canina, è sempre nel secolo libro delle medie, combatteva, questa donna combatteva a seno nudo, perché la mansione combatteva a seno nudo con il seno destro scoperto, perché aveva più facilità nel tirare l'arco. Bene. Quando Camilla va in battaglia e un giavellotto gli viene scagliato da un medusa che si chiama Valute, dove la colpisce proprio sul seno. Ecco, anche questo simbolismo. Questa donna muore per i propri ideali attraverso un giavellotto che gli colpisce e gli distrugge il seno. Pensate un po' a quanto significava anche l'amore degli antichi a quest'organo, così evocativo anche di complessi ed ancestrali suggestioni. Andiamo avanti. Ma ecco anche la mitologia greca. Pensate alla mitologia greca. Qui abbiamo Ercole che era nato da una relazione, Zeus era con la Dolore, con una mortale bellissima che si chiamava Atlante. Nasce Ercole, ma era nato dall'unione tra un mortale e un mortale, quindi era mortale questo bambino. Lui che cosa fa? Ordina a Mercurio di portarla ad allattare sul seno della moglie Giunone per renderlo immortale. Ercole succhiava il latte così altamente che questo latte che viene fuori dal seno di Giunone schizza in cielo. E perché schizza in cielo? Va a formare la Via Lattea. Pensate che la Via Lattea si chiama così perché nasce dal seno di una donna. Pensate quanto simbolismo danno gli antichi anche a quest'ora. Di contro, andiamo avanti. Nell'iconografia cristiana, San Bernardo che va a pregare, gli schizza il sangue e il latte della Madonna e lui da quel momento diventa un grande oratore. E il latte della Madonna, pensate, è anche la fonte del sapere teologico. Tutta la teologia cristiana è basata sul latte della Madonna, è paragonato un po' al sangue di Cristo. Quindi il latte della Madonna è uguale al sangue di Cristo sulla croce. Andiamo avanti. Questo invece è un messaggio utile, perché secondo me è la più bella scultura mai realizzata da essere umano. Questa è la storia di Amore Signe, e esprime veramente l'amore universale.
Io penso che nessuna persona di sensibilità umana non può amare questa scultura. Amore sì, è una storia bellissima, tratta dalle metamorfosi di Lucia Bulelio, e dice della storia di questa donna che era follemente innamorata di questo Dio, però tradisce la sua fiducia, e questa donna perde tutta la sua vita a rincorrere questo amore fino al punto di arrivare alla fine a realizzarlo. Se voi vedete l'unione in questo vale, questa donna che cinge la testa e lui che le tiene in braccio e le cinge il seno, è l'espressione massima della potenza dell'amore. Ecco, questa scultura esprime l'universalità dell'amore attraverso il seno. Penso che veramente sia una cosa meravigliosa. L'universalità dell'amore, il senso dell'amore verso tutte le persone e anche il messaggio salvifico. Cioè noi attraverso l'amore, attraverso il seno di questa donna, possiamo veramente arrivare fino al punto di salvare l'umanità. Andiamo avanti. Il Parlamento europeo, già l'ha detto Carlo, andiamo avanti. Questa è la Breast Unity. Guardate che le Breast Unity si chiamano Breast Unity, è un'idea in italiano. Si chiamava Luigi, si chiama Luigi Catagliotti, era l'ordinario di senologia all'Università di Firenze, che la chiamava all'inizio la casa delle donne. Guardate, questa è la diapositiva originale, l'ho avuto da lui, dove lui pensava una casa delle donne, dopo se ne sono appropriati gli americani, come spesso noi siamo bravi a fare, accedere ai nostri idei agli altri, ma in realtà è un'idea di un italiano. Andiamo avanti. Noi attuiamo una tecnica in design, questo ve lo risparmio, andiamo avanti. E perché abbiamo attuato questa tecnica in dei saggi? Noi facciamo un percorso, diciamo, non ospedalizzando le pazienti, lo operiamo la mattina e lo mandiamo a casa la sera, anche grazie a tutta la mia equipe e ai miei collaboratori che ringrazio pubblicamente. Questo sembra eliminare che cosa? I cosiddetti nodi barriera. Andiamo avanti. Ecco, i nodi barriera sono, vedete, questa donna malata e dall'altra parte ci sono i medici. È come se tra noi e loro ci fosse un muro, noi dobbiamo abbattere questo muro. E quindi che cosa abbiamo cercato di fare concretamente? Andiamo avanti. Ecco, abbiamo cercato di stabilire un programma di collaborazione. Noi pensiamo, cerchiamo di fare in modo che le nostre donne e tutto il percorso della Breast Unity vengono loro stesse, diventano una parte integrante. Cioè non c'è più distinzione quasi tra medico e paziente, ma diventiamo un tutt'uno. Perché vedete, la cosa importante è che quando la donna, è già stato sottolineato, viene fatta la diagnosi con un paziente, in quel momento ha un periodo di sbandamento. Io l'ho rappresentata così, questa donna dentro una camera buia, che vede un'immagine sul fondo riflessa, confusa, sdoppiata, eccetera. È un po' quello che si chiamava, l'ho chiamato un'interpretazione che era moderna del mito di Platone, il mito della conoscenza, no? Questi schiavi che stavano buttati dentro una grotta legati con delle catene, alla fine si liberano per andare verso la luce, verso la conoscenza. Questa è la spinta dell'essere umano, altrimenti non saremo uomini ma animali, come diceva Kant. Quindi il mito della caverna in senso moderno, perché? Vedete, questa donna è libera, non ha le catene come gli schiavi di Platone attaccati, ma quelle che hanno le catene della mente, che sono fatte dai propri concetti, pregiudizi, sospetti, timori, quando la donna viene colpita da tumore al seno. Andiamo avanti. Quindi abbiamo pensato, questa è l'idea nostra, alla spirale virtuosa, cioè questa donna che precipita in questo buco scuro, piano piano deve percorrere questa spirale per arrivare alla luce, cioè dalle tenebre della malattia alla luce della guarigione. Perché abbiamo pensato alla spirale? Perché guardate, in questo percorso molto spesso le donne hanno l'idea di non fare progressi. È come se percorressero questi giri della spirale, quindi è come se avessero sempre lo stesso punto, ma in realtà alla fine la spirale ti porta verso la luce e ti eleva progressivamente verso l'alto. Andiamo avanti. Quindi questo è un lavoro di squadra, andiamo avanti. E quindi ecco l'idea che è stata più volte accennata. Anche questa nasce da un'idea di un italiano che si chiama dottoressa Barbagallo di Palermo. Cioè l'idea della presa in carico del paziente, che si usa un termine tecnico, si chiama caregiver, viene chiamata caregiver. Cioè, e anche questa idea del caregiver è nata da questo affresco della terza stanza del Museo Vaticano, che si chiama la stanza del centro di bordo. Se voi vedete sulla sinistra c'è Enea, che si carica sulle spalle il padre malato anch'io, fuggendo da droghe in fiamme. Ecco, l'idea è questa. Cioè farsi carico letteralmente, quasi fisicamente, del paziente, accompagnarlo in tutto il percorso diagnostico terapeutico, in un'alleanza terapeutica, se vogliamo, tra noi, i familiari e il paziente stesso. Andiamo avanti. Questi sono i nostri lavori, sui nostri concetti presentati in varie assise. Avanti, avanti velocemente, avanti, avanti, avanti. Ecco, questi sono alcuni mostri che abbiamo presentato a San Antonio. Avanti.
quest'altro successivamente, ecco, il futuro. Se uno è credente può anche affidarsi ad un futuro divino, questa è il miracolo di Berticelli, questa donna malata di tumore cerebrale al fianco destro, va a trovare San Carlo, torna a casa e trova il suo seno miracolosamente guarito. E qui questo pittore, che si chiamava Detto Cerano, descrive proprio, vedete, l'espressione della paziente, della incredulità della serva, dello stupore della paziente stessa. Andiamo avanti. Ma quello che è veramente importante è la scienza. Questa vignetta me l'ha prestata Alberto Brancato, un chirurgo plastico argentino di origine italiana, che metteva questa vignetta che effettivamente mette un po' paura. C'è un paziente che sta entrando in sala operatoria e che sopra c'è scritto l'arum antum est, cioè sbagliare è umano. Certo, un paziente che vede scritto questo sulla sala operatoria vuole spaventarsi, in realtà è una provocazione. Cioè vuole dire a noi medici, guardate che noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo sempre confrontarci con la realtà, non dobbiamo mai pensare di essere arrivati, dobbiamo sempre mirare a qualcosa di diverso, di più profondo, dobbiamo sempre studiare e andare avanti. Quindi questa idea non è, come direbbero i colpi latini, così semplicemente un messaggio di tipo l'uomo può sbagliare, questo è assodato, è scontato, ma vuole essere semplicemente un messaggio per dire dobbiamo migliorare, perché questo ci permette di elevare sempre di più gli standard di sicurezza e di qualità a favore delle nostre pazienti. Andiamo avanti. Quindi ecco la seconda rivoluzione culturale, questa, cioè l'idea che tutto ciò che è stato già detto, è il dottor Casaldi, di questo bisogna dargli atto, è veramente un sostenitore di questo concetto. L'idea è che le strutture devono ruotare intorno alla paziente, non è quella paziente che deve andare ad elemosinare il percorso e a chiedere, ma è tutto quanto questo. Per questo le associazioni sono importanti, tutte le associazioni, il tribunale dei diritti del malato. Deve essere un'alleanza a favore delle donne, è simboleggiato da questo quadro di Caravaggio. Cioè questo è stato assurdo al manifesto della cultura scientifica. Se voi guardate, Caravaggio cioè il medico come San Tommaso, deve mettere il dito nella piaga, cioè il medico va ad indagare la malattia. Dall'altra parte c'è Gesù che con la mano destra sposta il sudario e dice altrimenti lo fai quello che devi fare. Poi a un certo punto con la mano sinistra ti blocca, perché io medico non sono Dio che scende sulla terra. Non è che io voglio creare. E necessariamente questo si viene in rapporti amorosi in paradiso sulla terra, ma non può essere creato in altro modo. Quindi il medico deve avere l'idea di dove mi devo fermare proprio per rispetto alla paziente. Andiamo avanti. Ecco, ho concluso. Diciamo dal terremoto della malattia alla rinascita del trattamento. Noi abbiamo usato questo sistema un po', se mi consentite, spero di non aver annoiato, culturale di percorso chirurgico attraverso l'arte. Ripeto, è sempre stato un cammino proprio per mettere al centro e stressare ancora di più la centralità della paziente rispetto a tutto il resto. È un fare cultura. Guardate che il campo si vincerà solo se noi facciamo promozione culturale con l'università, con le associazioni, con l'integrazione. Il campo si vincerà se perché diventa una battaglia di tipo culturale. Se noi non andiamo in questo concetto, in questo meccanismo di campo, il campo non sarà mai debellato. Noi collaboriamo con un'equipe sudamericana, la dottoressa Iese Cucimazza, che dirige il centro di senologia di Roma, mi mandava questa frase di Nelson Mandela a cui sono molto affezionato. Ve la traduco e dice chiaramente che la cultura è l'arma più potente che noi possiamo utilizzare per cambiare il mondo. Vi ringrazio e buongiorno.